Si è appena conclusa la settima edizione di Mio Live, un congresso internazionale organizzato dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, dedicato alla radiologia interventistica oncologica. Quali sono le novità presentate nell'appuntamento del 2022? In primis, dobbiamo dire che la radiologia interventistica è una branca super specialistica della radiologia che sfrutta le metodiche di imaging, appunto la fluoroscopia, l'eco, TAC e risonanza, non solo per giungere ad una diagnosi, ma per andare ad effettuare dei trattamenti mini-invasivi loco-regionali che negli ultimi anni hanno trovato grande applicazione in ambito oncologico. Abbiamo procedure che si differenziano in trattamenti percutanei, ossia attraverso la cute, o intraarteriosi, ossia pungendo delle arterie periferiche. Le caratteristiche dei nostri trattamenti sono in primis l'essere mini-invasivi, non avere bisogno di approcci chirurgici, quindi di esposizione chirurgica, di non richiedere anestesie generali, quindi di avere una rapida ripresa del paziente e una breve degenza del paziente stesso. Ci sono dei pazienti eleggibili per questa tipologia di trattamento? Se sì, in che modo vengono selezionati? Assolutamente sì, la medicina moderna è una medicina personalizzata, in cui l'interventistica oncologica si affianca alla chirurgia, alla radioterapia e alla chemioterapia come quarto trattamento per le patologie oncologiche. Nel nostro ospedale, nel Policlinico Gemelli, settimanalmente effettuiamo dei board multidisciplinari per definire quelle che sono le indicazioni ai trattamenti e selezionare paziente-paziente, lesione-lesione, il trattamento più adeguato, che può essere appunto un trattamento di interventistica oncologica, una termoablazione, una chemioembolizzazione o una radioembolizzazione. Sono fondamentalmente pazienti con patologie epatiche, tumori primitivi o secondari, ma negli ultimi anni anche tumori polmonari, renali, ossei, e negli ultimi anni ci stiamo ampliando anche in ambiti a livello pancreatico, prostatico e a livello dei tumori ginecologici. Interventistica oncologica rappresenta una delle branche più super specialistiche, più moderne forse della medicina, più high tech, perché si basa su due componenti: le performance e l'innovazione tecnologica legata all'imaging, il vedere delle lesioni sempre più piccole in maniera sempre più accurata, e dall'altra parte delle tecniche, dei device, dei materiali sempre di calibro ridotto, con la possibilità di essere più performanti, più adeguati. Il tutto si racchiude in un trattamento che è mirato, sicuro, efficace, accessibili anche a pazienti che non potrebbero essere operati, resecati per condizioni cliniche o per altre comorbidità. Il tutto, le prospettive future, il portare questi trattamenti ad un livello addirittura ambulatoriale o one day, e questo sottolinea quanto questi possono essere compatibili anche con un ottimo livello di qualità di vita per il paziente trattato e una ripresa rapida delle attività quotidiane. Dall'altra parte dei meccanismi, dei software, e quindi ancora una volta computer, innovazione tecnologica per rendere questi trattamenti sempre più performanti, addirittura al di sopra delle potenzialità dell'uomo, dell'operatore, quindi la realtà aumentata, il poter vedere, ad esempio, con dei device dove andare a posizionare l'ago o dove andiamo a pungere e delivery, quindi portare farmaci o attività radiante direttamente a livello del tumore. Va sottolineato appunto che questi trattamenti loco-regionali possono rappresentare un'alternativa ai trattamenti, fra virgolette, tradizionali, chirurgia, chemio e radio, ma anche in associazione. Assolutamente, i trattamenti loco-regionali possono portare il paziente ad un intervento chirurgico eventualmente, quindi essendo di ausilio alla chirurgia stessa, o associarsi alla chemioterapia e alla radioterapia. Va sottolineato che sono immunomodulanti, quindi possono andare ad incrementare la risposta all'immunoterapia, che sappiamo essere la terapia sistemica del futuro.